Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shikoden 5. La volta scorsa abbiamo sconfitto Alenia, conquistato la città di Dorat e reclutato Miakis, che adesso insieme a Leon faranno parte della mia scorta personale. Detto ciò però, dopo aver fatto appunto avvenimenti o comunque aver sbloccato gli eventi della storia principale, dobbiamo reclutare. C'è qualche personaggio che si può reclutare o qualche personaggio che, se non avete reclutato, adesso potrete reclutare. Quindi fate molta attenzione che se non avete seguito per un motivo o l'altro il mio percorso, potreste in un qualche modo, diciamo, recuperare il tempo. Allora, portiamoci Cornelio perché qui vi farò vedere dove si trova un altro degli elfi Doremi e successivamente andiamo con... Ah, prima dobbiamo parlare per forza con Zerase. Vabbè, niente. Allora, prima andiamo da Zerase. Pensavo di poter già viaggiare, invece no. Vabbè. Ah, mannaggia a te, Leon. Che mi fai perdere la puntata. Allora, Zerase dovrebbe trovarsi qui. Ho la sala inaccessibile. Eccola qua. Voi, e dalle vostre facce ritengo che siate venuti a fare altre domande. Non avevo previsto di rivelare così tante cose, ma sembra che non abbia altra scelta. Ora che la runa del crepuscolo è stata usata, dobbiamo al più presto... Eccola qua. Please forgive me for my sudden intrusion. La presenza. My name is Legnot. I am the guardian of the true runes. The true runes? Of the 27 true runes, the sun rune has always shown itself to be especially powerful. It even burned an entire kingdom to the ground in a single night, a kingdom that once thrived on this very land. And because of its unique power, it took that barren wasteland and restored it to the fertile green land it is today. Both the Twilight Rune and the Dawn Rune are magically tied together to the inherent power of the Sun Rune. The destiny of the Sun Rune and all that depend on it has been set in motion. You, the host of the Dawn Rune, you and your friends have placed yourselves in the path of that destiny. Esatto, il patto del destino. You're there, aren't you? You, traveler of the night and bearer of stars, you can see them, can't you? The stars that guide people's destinies? Le 108 stelle del destino. Are you trying to give me an order? Very well. The names of the ones destined by the stars who have chosen to fight by your side will appear here. But please remember this. The stars are only guides. Destiny does not determine a person's future. Tis a person's will that determines destiny. I will be watching. Watching to see where your struggles will lead. The Sun Rune. Abbiamo ottenuto la tavola del destino. Questo è un oggetto che è molto frequente nei vari Shikoden perché ti consente di controllare tutti i personaggi che avete reclutato fino a questo momento. E quando viene donata questa pietra, o comunque questa lastra di pietra dove è possibile controllare i nomi dei personaggi, vuol dire che praticamente si sta innescando la possibilità di poter ottenere il finale migliore del gioco. Perché vi ricordo che nei vari capitoli di Shikoden, se non si ottengono tutti i personaggi,
il più delle volte si ottiene un finale che può essere o cattivo o neutrale. Mentre invece, con tutte le stelle del destino raccolte entro un determinato periodo di gioco, ovviamente, cioè senza andare ovviamente agli eventi finali, che quindi porterebbero già alla chiusura del capitolo, si può cambiare il destino e si può ottenere un finale migliore. Come ad esempio in Shikoden 2, dove ottenendo tutte le 108 stelle prima degli eventi di Rock X, si ha la possibilità di poter salvare Nanami e di poter salvare successivamente anche Joey, che in realtà morirebbero successivamente, e quindi sbloccare quello che poi sarebbe il finale migliore del gioco. Ecco, qui ci sarà una cosa molto simile, perché ci sarà appunto la possibilità di poter modificare il destino di qualcuno, ma ne parleremo poi. Ma che è successo? Principe, avete capito cosa è accaduto? Non dirò altro. Anzi, penso che lei abbia detto già abbastanza. Oh, capisco. Ok. E ora noi possiamo praticamente controllare, tramite, vedete, il muro, tutti quanti i personaggi che abbiamo reclutato, quanti ce ne mancano. E come potete notare, ancora abbiamo diversi personaggi che dobbiamo reclutare. Non tantissimi, perché già comunque siamo andati abbastanza bene, come potete notare. Abbiamo comunque già reclutato diversa gente, ma ancora questo ci fa capire che il gioco è abbastanza lungo. Quindi abbiamo modo di poter reclutare diverse stelle. Va bene, fatto questo, adesso possiamo finalmente viaggiare. E qui c'è una grossa parentesi che devo aprire. Ecco. Oh, salve a tutti. Tu. Oh, George. Ah, non sapevo che anche tu fossi qui, Miyakis. È fantastico. Che ci fai qui? Miyakis, che fai? Abbassa la tua arma, ti prego. Ah, scommetto che vuole sfidare il suo vecchio amico George. Una bella sessione di allenamento prima di... No, avevo sentito che stavi cospirando con il principe, ma non volevo crederci. Hai proprio un bel coraggio per essere l'uomo che ha ucciso Sua Maestà e la regina Ashtat. No, Miyakis, ti stai sbagliando alla grande. È stato tutto un complotto dei Godwin. Sei tu a sbagliarti, Leon. L'ho visto coi miei occhi. Esatto, ragazzi. La verità svelata. Davvero? George, Miyakis si sta sbagliando, vero? È impossibile che ti abbia visto uccidere Sua Maestà. George, ti prego di dirmi qualcosa, qualsiasi cosa. Fatti da parte, Leon. È mio. No, Miyakis, non farlo. Ti devi essere sbagliata. Non farlo. Leon, lascialo a me. Pagherà per quello che ha fatto. Pagherà per aver tradito Falena. Codardo, non riesci nemmeno ad ammettere quello che hai fatto. Traditore. Miyakis, aspetta, ti prego. Devi credermi. George è dalla nostra parte. No, Leon, sei tu che devi credere a me. George, devi darmi una spiegazione. Devi spiegare a Miyakis che tu non hai ucciso Sua Maestà. Ti prego, George! George! Al resto, pensaci tu. Non lo farò. Solo tu puoi mantenere quello che hai promesso. Lo so. Bene, e buon viaggio. Certo. Eh già, ragazzi, qui c'è un po' di... c'è un po' di verità, un po' di intuizione o comunque di interpretazione. Principe, siete ancora sveglio? Sono Miyakis. Scusa.
scusate se vi disturbo così tardi, ma ho capito quando sono stata stupida. Scommetto che Giselle aveva pianificato tutto. Sapeva che mi sarei schierata con voi. Sapeva che avrei detto la verità sulla morte di sua maestà. E sapeva che avrei scatenato un bel putiferio. Ha fatto in modo che andassi a Dorat e che cadessi nella sua trappola. Non avevo capito. Perdonatemi, principe. Comunque, io ho visto George uccidere la regina. E non sto mentendo, principe. Dovete credermi. Dovete credermi. Qua si potrebbero dire tante cose, però per il momento meglio non dire nulla. Perdonatemi, alto comandante. Vi ho deluso, anche se mi avevate dato la runa del crepuscolo. Sono pronto a tagliarmi la gola davanti a voi per porre rimedio alla mia inettitudine. Basta con le esagerazioni, Alenia. Solleva il capo. Più tardi chiamerò un maestro delle rune. Sembra che la runa dell'alba sia instabile. Mi spiace, ma deve essere rimossa. Alto comandante, no, non vi deluderò di nuovo. Vi dimostrerò il mio vero valore. Non guardarmi in quel modo, non è una punizione, Alenia. Tuttavia, non è nell'interesse di Falena avere soldati che indossano rune con le quali sono incompatibili. Farò sempre ciò che è meglio per il bene della mia nazione. This is no time to be distracted by runes. You guys talk big, but you ended up losing Dorat to the enemy. When did the great queen's knights and the powerful Godwin family become so utterly useless? Just where have all your schemes and plans gotten us now? Your Majesty! You have every right to be angry, Your Majesty. I must admit that I too underestimated the rebel army. And I certainly never expected such trickery from your esteemed brother. You know, I have very little respect for dirty tactics. Huh! You're one to talk about dirty tactics. You just haven't earned the loyalty of the people, that's all. Brother simply took advantage of that. I figured that out and I'm just a child. Why didn't you? That's it. No wonder you can't beat him. If you guys can't get the job done, then I have no choice. I'll go into battle to stop the war myself. Your Majesty, are you saying you would subjugate your own brother? Need I repeat myself? The Queen of Falena must do everything she can so that her people can live in peace, no matter what risk needs to be taken. My mother taught me that. So we must do everything we can in our power to end this war, right? But Your Majesty, that in no way means you have to go to the front line personally. And of course, as your husband, I don't want to see my beloved wife go off to the battlefield. Lies, all lies. I've already told you my wishes. That was an imperial order from your queen. I will not tolerate disobedience. As you wish, Your Majesty. I'll arrange the troops for you right away. Qui la situazione si sta facendo sempre più accesa. Come potete notare, Linsley sta iniziando a cambiare in un modo o nell'altro. Va bene. Detto ciò, possiamo finalmente andare dove voleva andare, credo, perché adesso penso che si possa viaggiare nuovamente. Almeno spero. Ecco qua, perfetto. Allora, andiamo alla fortezza di Dorat. Perché dobbiamo andare qua? Perché... Allora, vi apro una piccola parentesi, se magari vi interessa saperlo. In questa parte del gioco, se in un modo o nell'altro non avete seguito i miei passi e non avete reclutato Murad, ovvero il dottore, Mosen, Müller e Willem, potreste recuperarli adesso, in questa sessione di gioco. Perché Mosen, che sarebbe l'armaiolo, adesso si era trasferito qua. E aveva aperto qua il suo nuovo negozio di armature. Quindi dovrete rispendere altri 100.000 poch in armature. E poi lui si unirà ovviamente alla causa. Mentre invece Müller e Willem li troverete sempre qui. Ma dovrete avere Vicky nel party. O comunque un party composto da donne, da belle donne.
E poi Murad, in questo caso, l'avremmo potuto reclutare qua proprio perché lui era contro appunto ciò che era successo all'Elkar e specialmente ciò che è successo qui a Dorat. Quindi ha già, diciamo, sposato la vostra causa implicitamente, solo che adesso lo vuole fare esplicitamente. Ok, tutto qua. Un'altra cosa che invece possiamo fare è uscire un secondo e andare praticamente qui, nella zona della foresta, solo che non so se io debba entrare. Eccoci, madonna mia, è stata una tragedia, ma finalmente abbiamo trovato l'altro elfo che ci interessa. No, madonna mia, non lo doveva attaccare. Che se lo ammazzava era un problema. Meno male che l'ha mancato. Ok. E come potete notare, anche finalmente l'altro elfo è stato catturato. Adesso ne rimarrà soltanto uno che prenderemo la prossima volta. Ci troviamo esattamente qui, notate? Dove ci sono questi tre alberi. Diciamo, seguendo la strada fuori Dorat, praticamente nella zona est, voi prendete come riferimento questi tre alberi, girate all'interno di questi tre alberi e non dovreste avere problemi. Dopo un paio di incontri casuali dovreste in un qualche modo riuscire a trovare il nostro amichetto. Detto ciò, ci sono altri due personaggi che dobbiamo andare a prendere, che sono qui mi sa che dobbiamo ritornare al villaggio di Hod, perché adesso finalmente Levi e Bergen possono essere reclutati. Quindi possiamo andare alla grande, come dire, alla grande fossa, alla grande buca in realtà, e parlarci. Allora, eccoci qua, parliamo finalmente con Levi. Che c'è stavolta? A proposito, ho avvertito il forte segnale di una luna ovest, forse la runa del crepuscolo o la runa della stella, forse? Sai in qualche modo legato a quella runa? Fermo, non devi rispondere. Bisogna agire immediatamente. Bergen, smetti subito di scavare. Ma perché, capo? E le magie? Voglio vedere altre magie. Non disperare, seguendo questo giovanotto potremo assistere a magie favolose. Davvero? Ci sto, andiamo. A quanto pare mi basta starti accanto per approfondire i miei studi. Se vuoi considerarci amici lo puoi fare, ma è il massimo che posso concedere. Vedete, dopo gli eventi appunto dello sfogo, no? Della runa del crepuscolo, la runa dell'alba, eccetera eccetera, lui finalmente si è fatto convinto. Ok. Portiamoceli nell'entourage. Tra l'altro lì è lo 47 e lui 5, c'è una differenza di potenziale assurda. Sì, sono troppo lazy per rifare tutta la strada a piedi. Torniamo indietro e adesso sì, possiamo andare a prendere, grazie a Levi, un altro personaggio che noi abbiamo già incontrato in realtà. Se vi ricordate, all'inizio proprio del gioco, a Stormfist, abbiamo incontrato una ragazza con un ghepardo. No? Ernst? Vi dice qualcosa il nome? Ecco, Norma ed Ernst adesso saranno disponibili all'interno del gioco. Però, dato che ci saranno due personaggi che potremo prendere adesso... ci saranno due personaggi che potremo prendere... a Raftfleet, perché si troveranno a Raftfleet, dobbiamo mettere nel party anche se non ricordo male, dobbiamo mettere Feylen, poi Norma, che la dobbiamo andare a prendere adesso, e Vicky.
Vicky, ragazzi, è incredibilmente importante per reclutare i personaggi maniaci di questo gioco. È assolutamente importante. E andiamo a Raftfleet. Allora, adesso Norma dovrebbe trovarsi nella locanda di Raftfleet, giusto? Perché dovrebbe apparire qua. Perché dopo gli eventi di... Era dopo gli eventi di Dorat che doveva spuntare, giusto? Forse mi ricordo male. O forse Levi deve essere nel party e non nel convoglio? Mi ricordavo fossero qua. Può essere che sto sbagliando qualcosa. Che potrebbe essere, o forse sono da un'altra parte, ma io mi ricordavo fossero lì alla locanda. Andiamo, proviamo a uscire e rientrare. Allora, usciamo. Ritorniamo a Raftfleet. E vediamo se finalmente spuntano, perché dovrebbero spuntare, giusto? O forse o mi sto confondendo. Ma io ricordavo che dovevano spuntare qua. Non stanno spuntando. Allora, aspettate un secondo. Andiamo da Oboro, perché... Allora, io ci ho parlato con loro a Stormfist, quindi... qui non c'è nessuno. Beh, ovvio. Forse prima devo andarci senza Levi e poi devo andarci con Levi? Può essere? Non lo so, non mi ricordo come si triggerava il dialogo. Forse sì, forse devo... Vediamo. Ora ci provo e ve lo faccio sapere. Esatto, eccoli. Dovevo non avere Levi nel party, perché giustamente prima devo triggerare il dialogo e poi devo portare Levi. Ehi, sei quel ragazzo che incontrammo a Stormfist, giusto? Temevo fossi stato coinvolto nella grossa battaglia scoppiata di lì a poco. Che sollievo rivederti. Unirmi a voi? Che intendi dire? Oh, lei è il principe, che sorpresa! Spiacente, ma dobbiamo trovare quel mago straordinario di cui le dissi. Vedete? Ora, che praticamente noi avevamo parlato ovviamente con lei a Stormfist e lei ci aveva già informato di questa notizia, no? Quindi trovare quel mago incredibile. Il mago a cui fa riferimento lei non è nient'altro che Levi. Quindi adesso dobbiamo prendere Levi, portarlo con noi... E praticamente permettere a Norma ed Ernst di venire con noi, proprio perché il loro mago, cioè il mago che stavano cercando, era proprio lui. Era proprio Levi. In modo tale che poi, avendo nel party, successivamente mettiamolo qua. Mettiamolo nell'entourage, perché Norma...
La dobbiamo avere nel party adesso. Si può avere anche nell'entourage, non è un problema. Però l'importante è avere praticamente nel party Vicky, Norma e Phylan. Se si possiedono questi tre personaggi, non so se sono questi tre o magari può essere sostituito con qualcuno. Credo che debbano essere tre ragazze giovani. Cioè devono essere rappresentate da tre ragazze giovani. Però loro sono le più giovani praticamente, Vicky, Phylan e Norma. Sono le più giovani. E praticamente anche Gavaia, che è quello con i capelli rossi che si trova lì, è possibile reclutarlo. Ma cosa? Percepisco una potente magia. Viene da quel grosso gatto tigrato. Non è un gatto tigrato, è un leopardo. Ma lo stesso, si direbbe che questo gatto sia sotto l'influenza di una strana runa. Cosa? Riesce a percepire l'influenza della runa? Aspetta un attimo, non sarei mica il mago straordinario che stiamo cercando? Mago io? Come continuo a ripetere, sono uno studioso della magia runica, non un mago. È uguale, ti prego, aiuta Ernst. Ernst? Già. Wow, incredibile. Mi dispiace di avervi scioccato. Come potete vedere, in verità sono un essere umano. Da quando però ho usato questa runa, sono vittima di questa condizione. Deve essere una priorità della runa di bestia, un tipo di runa che però non ho mai visto in vita mia. Una metamorfosi completa, incredibile. Dove hai trovato un oggetto così raro? È tutta colpa mia, è colpa mia se sei stato posseduto da questa runa. No, continua a ripeterti che non devi fartene una colpa. Come faccio? Ernst? Ecco qua. La runa bestia, o comunque la runa trasformante, è una runa che esiste già anche in altri capitoli. Bob, in Suikoden 2, la utilizza per trasformarsi in lupo. Come potete vedere, può riassumere la sua forma umana solo per breve tempo. Ho capito. Dammi quella runa. Cosa? Non ti starei mica rifiutando? Hai qualche obiezione? Il fatto è che... Che c'è? Non sarei mica avara? No, mica è per questo. Il fatto è che non siamo riusciti a rimuovere la runa. Abbiamo anche chiesto aiuto a un maestro delle rune, ma ci ha detto che solo un mago poteva riuscirci. Perciò ci siamo messi alla ricerca di un mago straordinariamente potente. La runa è tua se riesci a rimuoverla. Capisco. Beh, questo semplifica le cose. Mi occuperò io di rimuoverla. Davvero? Però non posso farlo subito. Devo prima studiarmi la cosa. Studiare? Mica gli farei del male. Ma per chi mi hai preso? Come potrebbe fargli del male? Come potrebbe fargli del male lo studio della magia? Beh... D'accordo, la prego, ci aiuti. Principe Joe, la prego, porti questi due al castello di Alba. Grazie, le siamo debitori. Ci scusi per il fastidio che le arrechiamo, ma poi potrà contare sul nostro di aiuto, altezza. E qui abbiamo reclutato Ernst e anche Norma. Dobbiamo seguirla allora? Yes. Allora, qui mettiamo Norma. Tanto, madonna, sono scarsissimi. Livello 10. Quando è che inizieranno ad apparire personaggi a livello 99 come su Suikoden 2? Ok, e una volta presi anche Norma ed Ernst, facciamo due piccioni con una fava. Fava inteso. Vabbè. Ok, e andiamo a parlare con Gavaia. Eccolo qua. Ora ha il nostro interesse. Che vedono mai i miei occhi? Chi sarà mai quell'idiota che se ne va in giro con tutte quelle belle ragazze? Lascia che mi unisca a voi. Tra tutte queste ragazze ne troverò sicuramente una che vorrà sposarmi. Che ne dici? Cosa? L'esercito di Avalanche? Mi c'è il ruolo. E che problema c'è? Farò qualsiasi cosa purché tu mi prenda con voi.
Lascia che mi unisco a voi, ti supplico. Mi unirò a voi anche se mi dici di no. Wow, vengo dove vuoi tu. Eccolo qua. Va bene. Anche lui livello scarsissimo, tra l'altro. Perfetto, c'è ancora un personaggio che possiamo andare a prendere adesso, anche perché la prossima fase sarà molto importante. Perché dopo la prossima fase, se non avete liberato Killey alla prigione d'Agata e se non avete ancora reclutato Boro, non potrete reclutarli più. Quindi avrete tecnicamente perso la possibilità di avere tutte e 108 le stelle. Quindi ragazzi, fate molta attenzione. Allora, detto ciò, dobbiamo andare a Sable. Sì, dobbiamo andare a Sable. Ovviamente queste sono tutte informazioni che man mano si potrebbero raccogliere con Oboro, eh. Cioè, nel senso, se noi mandiamo Oboro a investigare i personaggi, sono tutte informazioni che potremmo conoscere tramite lui. Io ovviamente me ne ricordo diverse grazie ai miei gameplay, poi ho anche i miei appunti personali come in tutti i giochi che ho giocato, perché io poi me le scrivo le cose che faccio, in modo tale che poi me le possa ricordare. Oh, Vostra Altezza, scusate tutta l'agitazione in questo palazzo. Sembra che sia entrato un ladro, ma è tutto molto strano. Ecco. Molto poco. Oro e oggetto di valore non vengono tenuti in questo palazzo, ma per qualche ragione hanno rubato l'albero genealogico. Però noi apparteniamo all'aristocrazia solo dalla generazione di mio nonno, quindi non ha un gran valore. Dato che sono tempi tumultuosi, abbiamo deciso di mettere delle guardie anche di notte, ma non hanno visto nulla. Almeno, non sono state derubate le case in città. Però abbiamo deciso di scoprire chi è questo delinquente per la sicurezza della gente. Ecco, come potete vedere, è successo praticamente che c'è qualcuno che ruba. C'è qualcuno che a quanto pare ruba. A questo punto, dato che questa è una missione appunto dove si deve investigare, quindi abbiamo bisogno di trovare delle informazioni riguardo questo ladro, a chi ci possiamo rivolgere se non al nostro Oboro? Ed è proprio per questo che Oboro è così importante nel reclutamento di alcuni personaggi. E nel momento in cui non lo abbiamo reclutato, nella fase successiva del gioco, non potremo più ottenerlo. Quindi potrebbe essere un grosso problema tutto ciò. Ok, adesso dobbiamo andare da Oboro. Oboro, se non ricordo... Ah no, ma ci potevo andare anche da qua. Perché Oboro ha l'agenzia praticamente dal piano di sotto, quindi ci posso scendere anche da qua adesso. Dobbiamo andare da Oboro e appunto chiedere Manforte alla sua squadra per scoprire qualcosa. Dovrebbe essere qua Oboro? Sì. Eccolo qua. Salve principe, cosa è successo? Uno strano ladro è penetrato nella dimora di Lord Rolbell? Prego, ditemi tutto. Ecco qua. Capisco, di certo è stato Corvo. Corvo? Ma è il soprannome di un ladro molto in gamba. Silenzioso, nessun testimone, furto contro l'aristocrazia, l'albero genealogico rubato. Il detective Oboro ha già catturato Corvo, abbastanza di recente. È stato consegnato al nobile che aveva assunto Oboro, ma il ladro è riuscito a scappare e se ne sono perse le tracce. Principe, cosa volete fare? Dobbiamo acchiapparlo di nuovo? Sì. Molto bene, lo cattureremo. Per prima cosa ci serve un'esca. Forse qualcuno nel castello ha un albero genealogico. Shigure, vai con il principe a cercare l'esca. Cosa? Perché io? Shigure, fai il tuo lavoro. Ok, d'accordo. Uffa, che scocciatura. Ok, anche Shigure è entrato. E noi ce lo mettiamo qui. Nel convoglio. Che poi Corvo sarebbe tecnicamente... Il personaggio in realtà si chiama Raven, però è stato tradotto in italiano, quindi Corvo. Allora, a questo punto dobbiamo andare... da qualcuno che possiede l'albero genealogico. E chi è che possiede l'albero genealogico?
se ci pensate bene, c'è un personaggio che ci ha parlato di albero genealogico. Oh, non ho sbagliato la stanza. C'è un personaggio che ci parla di albero, che ci ha parlato in generale di albero genealogico e dinastia, discendenza, eccetera, eccetera. Ovvero il nostro fantomatico Egbert. Se vi ricordate, Egbert è quel personaggio che ci parlava della discendenza e di tutto ciò che per l'appunto lui aveva combattuto contro i Godwin, no? Quindi aveva questa sorta di discendenza di nobili che lavoravano ed erano in combutta con i Godwin e che avevano perso tutto a causa dei Godwin. Egbert dovrebbe trovarsi qui nella locanda, se non sbaglio. Eccolo qua. Cosa? Un albero genealogico? Ma certo, ben 100 generazioni di Athelbald, tutte documentate. Prego, controllate pure. Ma che vi serve? Oh, certo, prego. Ecco qua, abbiamo ricevuto l'albero genealogico. A questo punto andiamo a parlare di nuovo con Oboro. E dopodiché, se non erro, dovremmo andarci a riposare nella locanda. Non mi ricordo se funzionava così, io questi passaggi a volte li dimentico, però credo che sia così. Cioè, ovvero devo consegnare l'albero genealogico ad Oboro, che prepara l'esca, e poi successivamente passare la notte lì, alla locanda, in modo tale che poi il corvo possa venire a rubarlo. Oh, avete trovato un albero genealogico? Eccolo qua. Oh, molte grazie, molto interessante. Questo albero genealogico risale a centinaia di generazioni fa. Perfino quello della regina risale solo a 30 generazioni. Non importa, l'esca è l'esca ideale per tendere una trappola al nostro ladruncolo di alberi genealogici. Chiederemo a Taylor di spargere la voce che c'è in giro un albero genealogico, così la trappola sarà pronta. Perfetto. Dovrebbe andare bene, Vostra Altezza. Volete dare un'occhiata? Ecco qua, e qua come potete vedere ci sono praticamente tutti i numeri del giornale di Oboro. Numeri speciali, l'albero della famiglia Athelbald. Il principe Joe di recente ha trovato l'albero genealogico della famiglia Athelbald. Anche se gli Athelbald sono caduti in rovina un secolo fa, la loro famiglia è ancora considerata una delle più prestigiose di Falena. Le sue origini risalgono alla nascita del paese. La storia della famiglia è scritta nell'albero genealogico trovato da Sua Altezza. Il suo valore è inestimabile, dato che al contempo un pezzo d'arte è un artefatto storico. Tuttavia, un misterioso ladro, noto come Corvo, sta puntando agli alberi genealogici aristocratici ultimamente. Così il principe ha chiesto al detective Oboro di proteggere il prezioso documento degli Athelbald. Questo Crow, ecco, che è il nome originale, in teoria, Crow, Raven, non mi ricordo, è un altro, non è altro che un ladro di terzo ordine, ha commentato Oboro, sorridendo sicuro di sé. L'ho colto in flagrante in passato e lo rifarò ancora. Credetemi, il principe non deve preoccuparsi di niente. Col veterano detective sul caso, pare che il principe possa dormire sereno. Esatto, e quindi, ottimo lavoro. Mi spiace di chiedere a un giornalista del tuo calibro di pubblicare certa robaccia. Ah, non preoccuparti, non ci sono bugie nell'articolo. E poi mi sono divertito a scriverlo. Adesso devo spargere questa notizia in varie città, giusto? Quando Corvo lo verrà a sapere, di sicuro vorrà rubare l'albero genealogico di Egbert. Dobbiamo solo aspettare che cada nella trappola. Esatto. E qui tra l'altro c'era il suggerimento appunto dell'andare a dormire sonni tranquilli. Quindi noi adesso che dobbiamo andare a fare? Dormire i sonni tranquilli. Quindi andiamo in locanda. Andiamo a dormire dentro la locanda, cioè andiamo, prendiamo diciamo l'opzione di riposo nella locanda e poi successivamente assisteremo alla cattura di Corvo. Ok, qui andiamo nella locanda e facciamo il riposino. Ecco, vabbè, sì. A proposito di George, eccetera, eccetera. Oh, perfetto. Vedete, non mi fa selezionare neanche l'opzione, proprio perché questo è uno script. Principe, svegliati. Scusatemi per l'ora tarda. Corvo ha abboccato. È nel magazzino. Andiamo. Perfetto, vedete, lo abbiamo proprio preso così, nelle mani, con le mani nel sacco. Sentite, è qui di sicuro. La runa di Raven gli permette di essere completamente invisibile al buio.
perciò abbiamo dovuto intrappolarlo in questo piccolo magazzino. Anche se non possiamo vederlo, ci basterà semplicemente andare un po' attentoni e sarà nostro. Andiamo, prima che ci sfugga. Eccolo qua. Però come potete notare, qui c'è una sorta di ombra. Ah, ma che... Principe, lo avete preso? Impossibile, sono invisibile. L'invisibilità non serve a niente se ti trovi in uno spazio così stretto. Dannazione, Oboro, di nuovo tu. Arrenditi, corvo. Smettila di chiamarmi corvo. Ho un nome anch'io, mi chiamo Raven. Ah, proprio era lui, eh. Sì, certo, adesso però te ne vieni via con noi, corvo. È perché è tradotto in italiano. Vabbè, ci sta. Maledetto, avevo giurato che non avrei mai permesso ai nobili di catturarmi. Mai? Questa è già la seconda volta. Hai perso il conto dei tuoi errori? Zitto, fammi uscire di qui o te ne pentirai amaramente. Che ne dite, principe? Dovremmo rilasciarlo? E qui... deve riflettere sulle sue malefatte. Il verdetto è questo, corvo. Hai un bel po' di tempo a disposizione per farti un esame di coscienza. Mai, Oboro. Bene, caso chiuso, gente. Andiamo a riposarci nelle nostre stanze. Ehi, aspettate. Fatemi uscire! Vostra Altezza, ho sentito che è successo... Ho sentito che è successo qualcosa la scorsa notte. Avete dormito bene? Beh, allora vi auguro un'ottima giornata. Madonna, ma la gente che mi entra in camera così inquietante mentre sto dormendo, mamma mia, una delle robe più inquietanti del mondo. Allora, adesso ovviamente il nostro corvo, essendo comunque un ladro ed essendo stato catturato, è stato messo in cella. Dove si trova la prigione? Noi l'abbiamo già vista in realtà. Si trova qui sotto. Dovrebbe apparire con tipo il nome stanza vuota. Barrows, no, forse era qua. Lord Lake, l'Elkar. Oddio, non mi ricordo se forse era qua. Forse sto confondendo i luoghi. Ah, bandito. Forse era lui. Ah no, banditi sono. Oddio. sono Roy, artista di strada. Oddio, no. Ma dovrebbe esserci qua anche il Barrows bagno. Forse sto confondendo i luoghi, eh. Ah, questa è Josephine, che ha la stanza tutta per sé. Forse era di qua. Mappa, ammiraglio, biblioteca. Ah, qui nel frattempo vediamo se hanno finito finalmente. Ok. Sì, hanno finito. Che bellezza, che vista stupenda. Anche i Sindar amavano le rotelle, a quanto pare. Già, pare proprio di sì. Principe, guardate, io e il professore siamo riusciti a farla girare. È un ingranaggio incredibile. È vecchio di secoli, ma è bastata una leggera messa a punto e ha ripreso a funzionare. E c'è dell'altro. Principe, da questa parte, presto, presto. Questa apparecchiatura meccanica trasporta la gente su e giù. È il sistema di rotelle in quella stanza che la fa funzionare. Non dovrete più salire e scendere le scale. Ora potete farlo con questa apparecchiatura. Stupendo, no? C'è ancora molto da scoprire da questa apparecchiatura. Devo restare per continuare i miei studi. Sorensen, è ora di andare. Sì, professore. Scusateci, principe. So che il professore Babbage è pieno di richieste, ma sono sicuro che vi sarà di grande aiuto. Per favore, lasciategli continuare i suoi studi. Ok, quindi abbiamo praticamente sbloccato sia l'amicizia con Babbage e sia l'ascensore. Quindi tanta roba. Però adesso devo capire qual era la stanza dove c'era Corvo.
Allora, questa è l'agenzia Detective Oboro. Oddio, ma dove cacchio era? Io mi ricordo che c'era la prigione. Dov'è che si vedeva? Mannaggia la miseria. Sto posto ogni volta, io non mi so orientare qua. Cioè, io ho un ottimo senso dell'orientamento, ma qui, vedete, nel frattempo abbiamo 4 su 5 elfi che stiamo praticamente ormai completando, anche la side quest di Cornelio, che ovviamente è da completare in questo caso, perché è giusto che sia così. Non è che devo girare, no. Vabbè, ora ve lo faccio vedere dove si trova. Eccolo qua, l'ho trovato. Era praticamente la sala, quella vicina all'Elkar. Ah, ancora tu, che vuoi da me? Ci serve il tuo aiuto. Beh, ecco, avrei una condizione. Portate qui Oboro. Sì? Che c'è, Corvo? Eccoti qua, Oboro. Adesso mi devi pregare. Prenderò in considerazione l'offerta del principe se mi pregherai in ginocchio. Beh, dai, non fare il timido. Beh, tutto qua? Oh, grande Raven, metti al nostro umile servizio le tue incredibili abilità, ti prego. Cosa? Ma come osi? Non hai nessuna vergogna. Nemmeno un po'. Ah, non sopporto la faccia che fai quando sei così sicuro di te stesso. Vuoi che mi prostri ai tuoi piedi, Raven? Ah, lascia perdere, basta con queste buffonate. Sono un uomo di parola. Io, Raven, maestro supremo dei ladri, metto a vostra disposizione i miei servigi. E vi dico una cosa, non immaginate neanche quanto siete privilegiati. E qui abbiamo catturato Raven. E l'abbiamo reclutato con noi. Ok, non è entrato direttamente in party? No, credo di no. Ok, perfetto. Ok, abbiamo reclutato Raven, che era praticamente qua. Era la stanza che io vedete accanto all'Elkar. Io pensavo mi apparisse la scritta tipo stanza vuota, prigione, invece no. Non è apparso niente, quindi per questo non riuscivo a capire dove si trovasse. Però, vedete, fortunatamente si trova praticamente sotto la locanda. Quindi basta che scendete la locanda e poi troverete praticamente il personaggio di Raven pronto per essere accolto nella vostra famiglia. Allora, fatto questo, non dovrebbe esserci altro. Dovremmo aver fatto tutto in realtà. Quindi posso andare a salvare al salvocristallo che c'è qua. E poi dopodiché possiamo continuare la prossima sessione. Quindi per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!